Amici miei, bentrovati qui su Mandra Gaming, il canale più prigioniero di tutto il tubo. E prigioniero perché siamo proprio con una mappa di Slendy quest'oggi. Prison Break, no. Bello, bello, sì. Soprattutto, come dire, rincuorante trovarsi sempre con mappe più belle e carine e soprattutto non preoccupanti. Più andiamo avanti nel tempo e più, scusate, ci ritroviamo in posti sempre più carini e trottolosi, tutto, tutto, tada. E ragazzi, qui dobbiamo trovare delle foto. Io onestamente sapete cosa vi dico? Che spero di non trovarne. Almeno qua non comincia niente. Non appare Slendy. O perlomeno credo. Anche perché voi dovete sapere che qui c'era scritto prima dell'inizio della partita che era sconsigliato correre in quanto avrebbe diminuito la nostra velocità massima e avrebbe allertato Slendy della nostra posizione. Cos'è questa qui? È una scala. Ci possiamo salire per andare via? Figliolo, perché non puoi salire le scale e strasbattercene delle nostre foto? Tanto a noi che ci servono le foto? A noi non ci serve nessuna foto. Ragazzi, il problema è che sono dentro il cesso queste foto, no? Ecco, forse è questa. Ma è nera! Ragazzi, come sempre, forza e coraggio. Bisogna essere coraggiosi, raga, che ormai il nostro Slendy qui lo conosciamo e dobbiamo aver coraggio e dobbiamo riuscire assolutamente a finire una mappa. Ragazzi, anche se è la prima volta che ci gioco qua, chi è? Ho sentito un qualcosa che è caduto. Dobbiamo riuscire a farcela, raga. Dobbiamo completare assolutamente una mappa. Cos'è là? Vabbè, non mi interessa. Foto, foto. Trovare quadrati neri. Ah, ripeto, trovare quadrati neri. Trovare quadrati neri. Allora, qua ci siamo già passati. Oddio, mi pareva di averlo visto. C'ho pure allucinazioni visive. Ah, i miraggi c'ho. Solo che qua non si tratta di oasi nel deserto, qua si tratta di un coso cattivo con queste mani lunghe. Ok, bravo, non ci deve essere niente, non mi deve compare niente. Oddio, sti corridoi lunghi. Ma che poi su sta prigione chi ha fatti tutti sti buchi? Ma chi ha fatti? Ma chi è passato qua? Un bulldozer? Hulk è passato? Quella cucina. Credo che questa sia la cucina. Ecco, un'altra foto. Ma dimmi adesso, io devo trovare foto così, con questi quadrati neri inguardabili. Sono difficilissimi da trovare, raga. Ma come faccio io a trovarle tutte? Sono nere sul nero. Come faccio? Allora, che ci abbiamo qua? Niente. Non ci abbiamo niente. Il cuore in questa mappa gira più lento, il che non so ancora se sia un bene o un male. Ti prego, oddio, tutti ste svolte strette qua. Io qua me lo ritrovo in faccia, me lo ritrovo davanti. Io non posso giocare così, raga. Non posso proprio. Qui niente. Oddio, ma ah! No. Ah, la torcia. Oddio, sta là. Oddio, la torcia! La torcia! È sparito! Oddio, è tutto buio! Accenditi! 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 Che sta lì! Oddio! Che cosa guardi tu, senza occhi? Sì, dobbiamo subito rifarla! Vedete? Qua
Quando sprinti, diminuirai la tua velocità massima e allerterai il nemico della tua posizione. Usala assolutamente quando necessario. Ma se io me lo ritrovo dietro, come faccio a non scattare? Ma a me mi viene spontaneo scappare. Cavolo, raga, sta mappa è difficile. Uno, perché le foto sono nere e il nero sul nero non si vede. E poi perché si... Non sei simpatico quando fai... Tonf! Non lo sai per niente. Per niente. Ok. E il nero sul nero non si trova, ragazzi. Dopo guardo se è un bug, però controllerò meglio. E poi perché si spenge la torcia, ragazzi. Non è possibile che si spenga la torcia così. E che mi lasci al buio. Non mi puoi lasciare al buio, cavo, è vecchio Slenderman. Allora, qui non c'è un tubo. Ma siamo sul tubo. Oh! Bella battuta, Mandra. Continua così e il tuo canale chiuderà quanto prima. Allora, lo Slendy, prima di prendere queste foto, non esiste, giusto? Allora, la domanda, figliolo, è perché non sali su quella minchia di scala per andare via? Oddio, l'ho presa senza nemmeno volerlo. Ho visto nero, pacco, ho cliccato subito. Ma non si vede niente. Nero su nero, non si vede niente. Che poi dico, Slendy, tesoro mio. Oddio, stava là. È sparito, ma stava qua, raga, eh. L'ho visto per un attimo, l'ho proprio visto. E dicevo, caro Slendy, perché devi andare a scassare la povera minchia di questi prigionieri che già avranno commesso qualche errore e lole e lale e lole nella loro vita? E tu vai lì a scartavetrargli, non vi dico che... Oh! Raga, sto Slendy è veramente arrabbiato. È veramente arrabbiato, questo mi sta proprio perseguitando e non ti lascia un attimo libero, raga, non ti lascia un attimo libero. Non ti lascia un attimo libero, è proprio perché lui mi sta in continuazione dietro. Io come faccio a non girarmi? Io devo vedere se lui ci sta o no, perché io... Oh cavolo, gli stava andando proprio davanti, gli stava andando. Non scattà, Mandra, non scattà, non scattà. Devi far bravo, non devi scattà perché... Oddio! Stava là, io ho visto un braccetto. Braccetto. Chiamo braccetto. Oh, ma mi fai uscire da qua, da sto corridoio? Maledizione. Stupido Slendy. Allora, qua, niente foto, niente. Ah, sta mappa è buggata, ragazzi. Qui c'è uno Slendy veramente incazzatello. Ho capito. Ragazzi, questo corre. Questo corre più di me. E io scappo. Mi dispiace, sì. Tanto la mia posizione. Mamma, raga, mi sta proprio respirando sul collo. Mi sta respirando sul collo. E io non posso correre perché se corro mi ciocca. Ma tanto poi mi ciocca uguale. Datemi una foto. Datemi una foto. 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 Oddio. Ti prego. Salvami tu. Da questo coso. Che non mi vuol lasciare andare. Scusate per il canto, ma è per stemperare. Ma dove stavi, maledizione? Ragazzi, io non mi rassegno. Cioè, 2 pagine su 8. Sta mappa è veramente tosta. È veramente, ma veramente, veramente difficile, ragazzi. Ci abbiamo preso una mappa con uno Slendy. A dir poco alterato. A dir poco alterato. Ma questo giro è una tattica per fregarlo, signori.
Volete sapere qual è? È l'anima tua. Via, via, andiamo avanti con sto coso. Dai, sponsored by Harry Mellor. Project Lead Mark Steen, Environment Artist Ray non so chi. Prison. See you soon. Ok, c'ho una didattica, ragazzi. Dobbiamo collezionare 8 foto. Benissimo. Allora, visto che lui, prima che io prenda, non prenda delle foto, non esiste, ma esiste solo nella nostra mente, io comincerò a correre come un ossesso. E abbiamo già trovato la prima. Ragazzi, andiamo. Tattica sprint. Proviamo tattica sprint. Lo so che lui rivela la mia posizione, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ma tanto lui è incazzatissimo e mi trova dopo 2 secondi. Quindi tanto vale correre come se non ci fosse un domani, o come se mai avessero ragione. Ottimo, seconda. Vai, subito, subito via. Subito. Bravo. Retrocesso, niente. Ok, vai, 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 vai. Ragazzi, scusate se sto commentando poco, ma qua è tosta. La lampadina, pure qua si è sfasciata. Lampadina. E che è qua? Brutto. È bruttissimo. Io intanto continuo a correre. Oddio, raga, non mi piace per niente qua. Foto, foto, foto. Oddio, è cambiata la musica. E mo' mi ritrovo qua. Io sono sicuro e mo' ritrovo qua. Non ci avrò via per fuggire. Ma sto tirà? Devi fuggire. Mandra, devi fuggire. Sento una presenza. E non te girà. Non te girà, fallo per te, Mandra. Mandra. Che è là? Oddio, la torcia. No! Ragazzi, 3 su 8, oggi non è andata benissimo, però la mappa è carina e lui è molto, molto arrabbiato. Penso che questa sarà una delle ultime mappe che riusciremo a completare perché lo Slendy è veramente, veramente alterato in questa mappa. O magari faranno degli aggiornamenti futuri per migliorare la situazione. Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video di Slendy. Vi ringrazio sempre perché mi fate molta compagnia. E quindi, cosa dire? Se il video vi è piaciuto, mettete qui, mi piace. Iscrivetevi, ragazzi, mi raccomando, è importantissimo per me. E mettete mi piace, condividete il nostro canale, fatelo conoscere a tutti i vostri amici. E io vi rimando al prossimo video. Ciao, ragazzi!